Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. No, perché vedo che si è collegato con noi Matteo Lepore, il sindaco di Bologna, perché appunto Bologna, cioè abbiamo parlato di Faenza, delle frane, ora siamo a Bologna, al centro della città, e mi dicono molti amici bolognesi che c'è un gran pezzo di città sott'acqua. Sindaco, buongiorno, grazie per aver trovato il tempo per collegarsi con noi, volevamo avere notizie della sua città. Che succede? Allora, intanto sul capoluogo non abbiamo mezza città sott'acqua, per fortuna, abbiamo alcuni fiumi come il Savena che è esondato e alcune palazzi, alcune famiglie sono state evacuate. Abbiamo il torrente Ravone che attraversa una via importante che è via Saffi, quella è stata allagata da stanotte fino a pochi minuti fa, si sta abbassando il livello. E poi un altro fiume, il Navile, che è esondato leggermente, ma non abbiamo fatto evacuazioni. Quindi sul capoluogo la situazione è sotto controllo, mentre nell'area metropolitana abbiamo oltre 2.500 sfollati, evacuati, soprattutto in alcuni comuni come Molinella, Budrio e l'area dell'Imolese. Abbiamo molte frane, più di una cinquantina di strade provinciali che sono state chiuse, e quindi davvero la conta dei danni minuto per minuto sale, la situazione è molto difficile. C'è qualcosa che volete chiedere, diciamo, al governo centrale da una parte, qualcosa invece che volete comunicare ai vostri cittadini, come comportarsi, cosa fare, cosa non fare? Insomma, cerchiamo di essere utili stamattina. Il messaggio più importante è: non uscite in auto, non utilizzate l'automobile. In questo momento abbiamo bisogno di lasciare le strade libere, soprattutto nell'area metropolitana, nell'area est dell'area metropolitana. Tutti gli uomini, tutte le donne dei soccorsi sono impegnati sull'area metropolitana, sul territorio, quindi non possiamo moltiplicare gli sforzi più di così, perché davvero sono tutti quanti impegnati. Il governo si è mobilitato, fra poco ci sarà il ministro Piantedosi qui sul territorio, insieme anche al presidente Bonaccini e me faremo un punto, ma è molto importante che la popolazione collabori. Adesso è questa la cosa più decisiva, abbiamo bisogno che le persone lungo i fiumi salgano al primo piano e che ascoltino le indicazioni nostre e della Protezione Civile. Ok, c'è anche un tema di autostrade, giusto, sindaco? Si è stata chiusa la 14, insomma, c'è un problema di trasporti molto serio, anche lì bisogna evitare di mettersi in viaggio, se ho capito bene. Assolutamente, in questo momento non prendete tangenziale autostrada. A Bologna sono state chiuse alcune uscite dei sottopassi, ma come vedo le situazioni più critiche sono nella parte romagnola, lì davvero i miei colleghi sindaci e tutta la popolazione sono in grandissima difficoltà, molto più dell'area del bolognese. Allora, la ringraziamo, sindaco. Ci rivediamo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, per insomma capire se possiamo in qualche modo essere d'aiuto. In bocca al lupo a tutti voi. Allora, grazie, arrivederci.